Coppa Italia, ultima semifinalista, è la Juve, vince 4-0 contro il Frosinone con 3 gol di Milik, che porta a casa anche il pallone, il quarto gol è di Yilmaz. Sicuramente un risultato, non dico scontato, però diciamo che sostanzialmente ci si aspettava da parte della Juve una vittoria contro il Frosinone. A questo punto la Juve giocherà la semifinale contro la Lazio, le semifinali saranno Fiorentina-Atalanta e Lazio-Juventus. Anche la Coppa Italia come il campionato ha avuto uno strascico di polemiche, soprattutto nella partita tra Lazio e Roma, ma ancora di più Milan-Atalanta, dove anche ieri Bennacer sulla propria pagina Instagram, come Leao, ha avuto un grandissimo sfogo nei confronti dell'arbitraggio. Io credo che si cerca di modernizzare, migliorare per commettere meno errori, però poi dopo l'errore più grande secondo me è continuare a far sentire i dialoghi tra la sala VAR e gli arbitri. La sala VAR e gli arbitri, secondo me, i dialoghi tra l'arbitro e la sala VAR dovrebbero solo sentirlo gli organi competenti e non farli sentire anche al pubblico, perché poi dopo si accendono delle micce. Già gli arbitri stanno facendo veramente degli errori grossolani per tutti, non per qualcuno in particolare. Però diciamo che poi dopo, quando si fanno sentire anche i dialoghi in sala VAR, dove magari un fallo netto viene detto no, alla presa di schiena, oppure una palla presa di schiena, viene detto no, viene presa di braccio. Poi ci sono quei fraintendimenti che portano a pensare male, e qui nessuno vuole pensare male, si vuole solo pensare a migliorare la qualità degli arbitri e dei VAR.